When the beat drops out. Ok, perfetto, secondo episodio, ciao a tutti. A me serve del cibo. Matt, anche a me, e ora vado... Ho delle cosciolette, se vuoi. Vieni sopra il monte. Cosciolette. Vieni sopra il monte. Matt, sei in superficie? Sono in sopra il... Ah, se dico sopra il monte. Sei in superficie? Cioè, porca puttana. Vabbè, può darsi che il monte sta sottoterra. Che cazzo ne so. Sicuramente. Allora, Matt, guarda dove io mi sto facendo il pilone. Ti vedo. Ti vedo. Faccio casa io. Sì, lo vedo. Okay. Ma hai presente quel pilone? L'immensità del cazzo che me ne frega. No, me lo ficco su per il culo. Anche. Dato che mi faccio un'armatura, almeno sono protetto da eventuali hacker. Sono le armature di nonna Pina. Di nonna Tina. Un po' piene di energia. Effetto rocca. Cocaina. No, ho fatto due elmetti, porca madonna. Vedo un cane. Allora, in questa serie gli indizi sono la parte migliore. Dove la fai la casa? In superficie. Dove? In superficie. No, sul monte. Ma dove? No, la mia non è in superficie. La mia è nel cratere. Cosa? Dove cazzo sei allora? Ma soprattutto, aspetta. Quale cratere, che ce ne sono 20 milioni? Quello lì all'inizio che mi piaceva, Matt. Si lavora e si fatica per il pane e per la fica. Si fatica e si vendemmia per il pane e la bestemmia. Comunque, cane, grazie per prendermi i sepi. Dai, Matt. Dammi di tutto. È l'inventario pieno. Tutti quelli che prendi me li prendo io. No. Spiegatemi cosa cazzo ha quest'albero. L'ho visto anch'io. Cosa? Questi alberi. Quale? E tre. Quali che alberi? Cazzo è successo? Non lo so. No, aspetta, non è normale. Ma cioè... quali alberi? No. Ah, li ho potato io, scusate. Ma perché? Se mi hanno foglie. Sì, ma almeno abbattilo, cazzo. Sono bruttissimo. Ho paura. Prendo del legno, Matt, cane. Io direi di andare da quella parte. Ti prendo del legno e poi te lo riporto. Anzi, lo prendo tutto, vai. Matt, no, lascia tutto qua, ora andiamo in spedizione. Aspetta, no, allora io andiamo. Sì, andiamo di qua, vai, verso sud, vai. Sì, ma aspetta, io non voglio correre perché sennò perdiamo le coscette. Vabbè, ma arriviamo dopodomani, arriviamo. Uccidiamo quella! Vedi che corre subito. Povero coniglio, non uccidere! Scappa, muori, cazzo! No, 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 no! Sono caduto nella lava. Madonna, che oh, quel laghetto, cane. Che t'ha caduto? Il laghetto che avevo detto che dovevamo buttare dentro. No, per favore, c'ho 6. No, per favore, vi prego. Vai, muori, è stato bello. No, aspetta, no. aspetta. No. Jackie, nella mia cassa, dove sotto casa mia lì c'è il secchio con l'acqua. Se lo riesci a salvare. Ah, allora. No, scherzavo, ce l'ho io nell'inventario. Allora vai in miniera e prendi il secchio. Comunque, visto che siamo qua, prendiamo un po' di questo legno. No, aspetta, però nella mia cesta c'è il ferro cotto già là. Ti immagino di sapere l'inventario. Ah no, ce l'ho io. Giuro, vi pago. Se ragazzi, salvatelo. No, io non ci sono a 2000 blocchi. Siamo già troppo lontani. Jekyll, per favore, Jekyll. Non ho cibo, aspetta, vado cane, a poi. Dove sei? Che cazzo fai? Basta, andiamo avanti. Ho preso un po' di alberi. Succede, devo fare un episodio così, col menu di Minecraft. Bello. Lasciate mi piace, non si è visto un cazzo, però ok. Oh, villaggio. Vabbè, non c'è cazzo prende con loro, Cane, villaggio. Allora qualcuno... No, è buggato. Qualcuno deve scrivere game mode. È buggatissimo questo villaggio. Cos'è? Deserto. Arrivo. Dov'ero? Sì, cactus, godo. Jekyll, te lo meriti, cazzo. Madonna, okay. Se troviamo... La piramide, godo come una puttana. No, possiamo trovare, lo sai cosa possiamo trovare? Un villaggio con il fabbro, magari. Anche. Perché quello mentre non io ce l'aveva. Prendo praticamente qualsiasi... prendo anche io, li prendo, che mi servono anche a me, mi sa. Ma tutti, però, li estirpo tutti. Me ne torno a casa con 7 stack di... Minchia, stavo morendo di fame. Fino a metà, tipo 3 coscette. No! Cosa hai fatto? Ecco, ora lo devi salvare tu stavolta. Ho spaccato un cactus, mi è cascato tutto di sotto. È un grande. Mi è crollato tutto sotto. Aspetta, ma eri dietro di me? Non lo so, ma no, aspetta, forse non c'è la lava, spero. Ok, se non so. Minchia. Ah, ecco, sei più avanti. Porca puttana. Mi immagino matto con tutta la sabbia che gli cade addosso. Un uovo. Aspetta, prendi, faccio un'ascia e lo prendo un po' anch'io di questo legno che mi potrebbe servire. Prendi un po' in culo. No, io sono venuto qui per così mi prendo proprio gli arboscelli e posso fare. Ecco, sì, esatto, vai, fai. Spacca un po' un albero, vai. Ok, ho preso. Fa cadere qualche arboscello, vai. Vai, io ne ho 2. Ne servono 4 minimo. Lo so.
Ora quindi... inizia a spaccare. Aspetta, spacca questo qua. Ma dove vuoi andare? Di qua, vai. Andiamo un pochino avanti, poi magari si torna un po' indietro a finire un po' di casa, vai. Sì, infatti. A finire non è neanche iniziato. Cane, senti una cosa. Vicino a casa tua c'è un albero enorme. Non lo abbatto quello, ok? Ma perché stai abbattendo tutto vicino no, a casa? No, no, li sto ripiantando. Ma sei... Cane. Ma quella è casa mia, cazzo. Ora arrivi, non c'è più un albero. Più o meno. Dai, ma era un'oasi naturale. L'ho depilata, dai. Cane, non ci sarà più un albero, ti immagini. Lo sai. No, no. Ma perché non te lo metti a tagliare dietro casa tua? Ma non c'è un cazzo di albero vicino a casa mia. Non c'è più un albero, perfetto. Era tutto naturale. Allora, cane, tu hai deciso di abitare nella piazza pubblica, quindi casa tua... Ma non è vero che quella è la piazza... Chi te l'ha detto? L'hai detto tu, cane. No. No? Sembra che siamo tutti drogati qua. Oh, ecco cane che vado a nascondermi perché mi picchia. Probabilmente. E chi è che ha un po' di carbone, sì? Io. Me lo dai un po'? No. Pezzo di merda. Ma tu non hai chiesto carbone. E cosa ho chiesto? Hai chiesto carbone, no. Quindi non vuoi carbone. Non so una piega. Io mi chiedo, no. Ma perché? Perché c'è un polipo nella mia piantagione? Aspetta, c'è un polipo nella piantagione. Sì, non sto scherzando, l'ho pure leccato. Quali problemi hai? Sono anche troppi. Scusa, cane, ti vengo a distruggere la spiaggia davanti casa? No. Ma gliel'ho già distrutta io, dai. Minga, poverino. Cioè la cosa più utile che potrebbero mettere non l'hanno ancora messa. Ce l'hai una zappa vigna, cazzo. Zappa vignetor. Ora sì. Prendo una zappa e la rinomino zappa vignetor. Caccamuccia. No, aspetta, come l'avevo chiamata? Cadis, tipo. Cladis. Cladis. No, io me la rinomino Cladis la spada. Prendi la matta, prendiamo caccamuccia, caccamuccia. Ah, la fai così? Dentro. Minchia, è una figata. Fa vedere. Aspetta, ma quanto cazzo la fai grande? Ma aspetta, ma c'è killer ancora in gioco. Tutto zitto. Il coso. Minchia. Andiamo a cominciare a strutturare lo spawner di scheletri come farmi. Infatti, così almeno... Vai, andiamo. Andiamo. Aspetta, cuocio un po' di ferro. Vi fate anche vedere dove... Allora servono due. No, servono un botto d'acqua, ce l'hai dei secchi. Ma scusa, no. Perché non fai come quella... Cioè, fanne una bella overpower. Oh cazzo. Che cazzo è? Caduto. Ma tipo uno schiaffo. Ma perché state nelle mie chest? No, scusa, ho preso il secchio d'acqua, ti ho preso. Poi dopo tanto lo riempio. Aspetta, ti... cane, ti regalo una mia. No. Che cazzo ci fate nelle mie chest? Comunque, vieni con me, Vores, giù, vai. Quindi, missione di adesso, per quelli che vedranno adesso qua, e andremo a costruire. Anzi no, non dormire, fai spawnare un po' di mob. Tipo scheletri e roba varia. Ma sì, abbiamo una... Allora, so Jack, l'avevo trovato uno spawner di zombie. Ma dove? Chi lo sa. Comunque la possiamo fare automatica la farm, la possiamo fare. Ma aspetta, vuoi fare quella cosa in aria o hai trovato... No, no, lo spawner l'abbiamo trovato. Hai proprio trovato lo spawner di scheletri. Sì, però aspetta, non mi ricordo dov'era. Che cane, avevo trovato il pillar. Dovevi... il pillar è qua a destra. Appena scendete giù a destra. Qui. Però aspetta. Aspetta, mi serve del cibo, mi serve. Ho una cosciotta, ho una mela, tieni. Okay, ma per allora... Aspetta, fermo, facciamo così. Metti l'acqua. Aspetta. Ma neghiamo brutalmente. No, vai. fermo, ho una... Ma sei coglione, vai, scendo anch'io. C'è uno spazio dove prendere aria. Come tanto ho levato l'acqua, adesso va più veloce. E poi come saliamo? Bisogna farci un ascensore qua giù, bisogna farci. Oh, no, dove sto andando io? Va bene. Ah, ok. Allora, eccolo qua lo spawner, guarda. Ok, ma è vicino alla miniera mia, allora. No, questa è la miniera pubblica. Vabbè, sì, giusto. Comunque, spacchiamo queste chest. A che livello siamo? Minchia, 17. Siamo troppo bassi. E quindi qual è il problema? Dobbiamo fare un sacco di viaggi per... No. Matt, vieni a vedere cosa abbiamo sotto. Cosa abbiamo sotto? Lava? Vieni a vedere che cazzo no, c'è. No, ma che sfiga. Metti il secchio di acqua. C'è un botto di lava, c'è un botto. Vabbè, mettete l'acqua e fate... Il pavimento direttamente con la cosa. Vai, spacca tutto. Ci sono dei funghi allucinogeni, li piglio io. Quindi ragazzi, per questo episodio è tutto. Io spero che vi sia piaciuto. Se così lasciate un mi piace e un commento qua sotto. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Nel prossimo episodio io e Voras continueremo a costruire lo spawner automatico di scheletri. E niente, qua da Matte è tutto. Ciao ragazzi.